Com'è andato il tuo esame orale? Bene, bene, tutto bene. E qual è stata la tua immagine e quali sono stati i collegamenti? La mia immagine era quella della globalizzazione in inglese, però io l'ho collegata prima francese, le monetizzazione. Poi in economia aziendale, le multinazionali, strategie, poi storia, ho collegato dopo la seconda guerra mondiale, la guerra fredda. In futuro cosa farai? Università? No, lavoro. Oggi l'esame orale com'è andato? Allora, è andato bene, i prof sono stati abbastanza buoni, mi aspettavo di peggio. Qual è stata la tua immagine e quali sono stati i collegamenti? Allora, la mia immagine è stata la piramide alimentare e l'ho appunto cercato di collegare come meglio mi veniva in quel momento, anche magari un po' fantasioso o forzato, però alla fine sono riuscito magari a collegare qualcosa un po' meglio, qualcosa un po' peggio, però è andata bene, dai. Cosa farai in futuro? Futuro, vediamo. L'anno prossimo intanto penso di iniziare a scienze motorie urbino e poi comunque continuare con lo sport che pratico, ovvero la pallacanestro, e poi vediamo durante il corso degli anni. È andato bene, sono soddisfatto, almeno è finita e possiamo dire di essere fuori, però me la sono cavata. Dai, la tua immagine e i tuoi collegamenti. Allora, mi è capitata, io studio francese, mi è capitata un'immagine del Pantheon francese e li ho collegati con chi è seppellito nel Pantheon francese, con la letteratura impegnata, perché chi è seppellito sono degli letterati impegnati. L'ho collegata poi, adesso non mi ricordo, con il Parlamento, perché io studio diritto, e poi con la Resistenza, quindi Italo Calvino e così via, con la spesa pubblica in relazioni internazionali. Insomma, dai. Programmi per il futuro? Lingua e letteratura a Urbino. Ma penso decentemente, alla fine non era così difficile come si immaginava, anche i commissari comunque molto tranquilli e molto amichevoli, quindi non ti mettono tanta ansia. Qual è stata la tua immagine e quali sono stati in breve i collegamenti? Allora, l'immagine era sull'Art Nouveau, sul stile metro in Francia, i collegamenti alla fine rivoluzione industriale, decadentismo, comunque riguardanti sempre al progresso tecnologico. È andata, pensavo peggio, l'ansia c'è ancora, deve ancora andare via, però è andata. Crescita microbica come immagine e poi ho collegato alla seconda rivoluzione industriale con il petrolio, i vaccini e tutte le scoperte. Cosa farai in futuro? Lavoro. Università no. Ultimo esame della mia vita, basta, finito. Pensavo meglio, mi trovo in difficoltà a parlare davanti a molte persone, mi sono bloccata un po', però tutto bene. Qual è stata la tua immagine e quali sono stati i collegamenti? Il vulcano per la ginestra di Leopardi, ho collegato Leopardi con il pessimismo a Schopenhauer, poi ho parlato dei vulcani, ho collegato il Vesuvio che ruota durante la seconda guerra mondiale e poi da Schopenhauer sono passata a Freud e ho collegato il polo positivo e il polo negativo in fisica. Cosa farai in futuro? Psicologia a Urbino.